Venite a trovarci nel nostro showroom. Tirrenia Auto, la piattaforma dell'auto. Mister Leonardo Pitetto, allora una vittoria da squadra matura da parte della Cavese contro un altro che inizialmente ci aveva imbrigliato. Eh sì, no, è un'ottima squadra. Io sapevo che era una squadra organizzata e lo si è visto anche oggi. Oggi è stata dura, al di là del risultato, è stata più dura di quello che forse ci aspettavamo, perché loro sono stati bravi inizialmente, però noi abbiamo avuto pazienza, abbiamo aspettato magari le buone, le giuste nostre combinazioni e dopo il primo gol è stata una partita ancora più bella perché abbiamo sì giocato bene noi, ma abbiamo giocato bene contro, ritengo, un'ottima squadra quale il Nardò. Vabbè, ma noi la vediamo così come la stiamo vedendo adesso, noi ce la stiamo mettendo a tutta e lo si vede, insomma, oramai ci siamo creati un'identità di gioco, ci siamo creati proprio delle credenze positive da squadra forte e sicura, e lo stiamo dimostrando di partita in partita sempre di più, e poi le altre faranno il loro, noi facciamo il nostro. È chiaro che poi questo è un campionato dove, voi lo sapete, insomma, in CND per vincere il campionato devi vincere tutte le partite. Il risultato un 3-0, non c'è tanto da dire. No, c'è dispiacere perché il primo tempo stavamo facendo anche abbastanza bene, in modo ordinato, senza concedere granché a una squadra comunque forte come la Cavese. È stato un peccato prendere quel gol in una situazione dove sicuramente da fallo laterale potevamo fare di più, potevamo fare meglio, anche se poi c'è stato anche la bravura del, se non mi sbaglio, è stato Fella che ha trovato una grande parabola da fuori aria e ha fatto anche un gran gol. E il secondo tempo abbiamo provato a spingere di più, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo anche impensierito in qualche modo la Cavese, e poi forse nel nostro momento migliore abbiamo preso un secondo gol veramente da polli, una palla messa in aria anche molto lenta, leggibile, e il giocatore, l'attaccante della Cavese, è saltato in mezzo a due dei miei. È stato un gol veramente regalato. Naturalmente poi sul 2-0 la partita si è fatta complicata e abbiamo provato comunque a spingere, però poi non c'è stato niente da fare, non siamo riusciti a trovare, diciamo, l'episodio per poterle riaprire. Cavese squadra da vertice? Beh, direi proprio di sì, se non è da vertice la Cavese con la rosa che ha, voglio dire, è una squadra che d'altronde la posizione di classifica dimostra che è una squadra che può giocarsi tranquillamente questo campionato insieme a quelle 3-4 squadre che hanno investito per raggiungere determinati obiettivi.